Siamo con Fabrizio Ragucci dell'Unione Inquilini Roma, via Trionfale 8891, davanti a delle palazzine dell'ex provincia di Roma. Per quale motivo siamo qui questa mattina? Siamo qui perché come Unione Inquilini ci opponiamo, come facciamo da sempre, alla vendita a scopi speculativi del patrimonio pubblico. Queste case dovrebbero essere vendute virtù di modalità poi che non sono assolutamente chiare, in tempi brevissimi. Ospitano 138 famiglie. Quante palazzine sono? Sono 4 palazzine con 138 appartamenti. Di cui 10 sono vuoti? Una decina di queste case sono inspiegabilmente vuote. Allora, a Roma c'è un problema molto grande legato ai residence. Il Comune di Roma vuole chiudere i residence perché costano troppo e chiede agli inquilini dei residence di usufruire di un buono casa apposito per andare a vivere altrove. Noi chiediamo che queste ed altre case che sono appunto inspiegabilmente vuote siano assegnate in via prioritaria alle persone che sono appunto in graduatoria per il buono casa. Queste persone hanno comprensibilmente difficoltà a trovare casa a prezzo di mercato, anche perché i proprietari non si fidano e non avendo garanzie non riescono a convincerli. A questo punto il Comune di Roma, sapendo che ci sono situazioni come queste, dovrebbe intervenire per assegnare questi appartamenti vuoti, che altrimenti sarebbero abbandonati al degrado, agli inquilini che ne avrebbero diritto per la questione di questo buono casa e delle altre misure di sostegno all'affitto che vengono erogate dal Comune. Invece, scusami, per quanto riguarda le altre in vendita dove ci sono appunto gli inquilini, quali sono le modalità di vendita? Le modalità di vendita sono relativamente più vantaggiose rispetto a quelle di un privato inquilino che si trova la casa in vendita da un momento all'altro presso un privato che gli dice: guarda, io la vendo a questo prezzo, o l'acquisti o te ne vai. Qui c'è la possibilità, come in altri immobili pubblici o parapubblici, di avere un prezzo leggermente più ridotto, si parla di un 30% di sconto e di un ulteriore 15%, ma sul prezzo di mercato. Okay. Il problema è che i prezzi di mercato sono per queste case alti, che hanno una pessima manutenzione e che comunque hanno una qualità edilizia non eccezionale, sono comunque molto alti. Qui si parla di prezzi di mercato che vanno dai 2.700 ai 3.700 euro al metro quadro, per case che spesso non hanno manutenzione da oltre 20-30 anni. E sono prezzi evidentemente fuori da ogni logica. Per una famiglia che ha un reddito basso, quando purtroppo non nullo, pagare 150.000 euro per acquistare una casa che è in evidente stato di conservazione precario, non è una possibilità, non è un'alternativa. Si tratta di un out-out che le famiglie non possono accettare. Noi abbiamo parlato con molti inquilini, gli inquilini sembra che non siano assolutamente persuasi della legittimità modalità di questo piano d'alienazione. Speriamo di riuscire a coinvolgerli per pretendere il ritiro di questo decreto con cui il sindaco metropolitano ha istituito l'alienazione di queste case. Quindi la battaglia è sia per la questione degli affitti degli appartamenti vuoti, sia per la questione della vendita? Noi ci battiamo perché non ci siano case vuote abbandonate al degrado e ci battiamo affinché le case di proprietà pubblica restino tali e non vengano cedute a scopi speculativi a privati. Va bene, grazie.